Mimun, sei Forza Juve. No, Forza Napoli. No! Fa finta di parlare inglese. In the house. Stiamo andando a comprare gli ingredienti per fare le due prelibatezze italiane. Non avranno neanche idea, rimarranno increduli a ciò, a tutto ciò. Guardiamo il navigatore, se no lì ci si incazza. Navigators. Manca 1 minute. 90 meters. Allora raga, abbiamo preso il guanciale. Say hello. Hello. Allora, dovete capire che Alice, cioè, non ha il senso del tatto, no, con le persone. Sì, e lo dimostra il fatto che adesso mancavano delle cose davanti alla cassiera di un altro supermercato. Ha detto: vabbè dai, tanto le prendiamo da Iperdino. Allora, io non penso che sia sbagliato, però un minimo di tatto, cioè come se voi entrate in un negozio Samsung e dite: vabbè, tanto vado a prendere l'iPhone. Lei non lo capisce questa cosa qua, anche in Italia lo fa un sacco di volte, qui bene o male tanto non ci capiscono. Una volta eravamo andati a una bancarella. Dai, no, era un mercatino dell'usato, eravamo a una bancarella e io stavo guardando delle carte antiche dei Pokémon. E Alice, urlando, cioè non sussurrando, urlando davanti al signore, ha detto: vabbè, ma chi compra ste merde qui, no? Davanti al signore. Ok, ora abbiamo comprato la padella per fare un sughetto un po' più grande, perché sennò non anche ci la sta... grattugia per cioè praticamente sto video, raga, ci costerà 200 euro. Sì, esatto. Ragazzi, ci siamo, abbiamo speso un casino perché abbiamo preso tipo un botto di salmone. Ora vi faremo vedere perché siamo in preparazione, in procinto di preparare la matriciana. Abbiamo preso 500 grammi di guanciale perché non ci dobbiamo fare mancare niente. Ok, iniziamo con la fase 1. Fase 1, il taglio del guanciale. Ok, il taglio del guanciale. We have to cut the guanciale. Okay. At first you have to put off this part. Okay. Now? I wash my hands, yes. So don't worry. Okay, me too. Okay. Oh my god. It's stuck. That's not easy. No? No. For nothing. This knife shit. Yes, very che nice. Cazzo! Che cazzo! Che cazzo! This is your first time, right? Cutting? Yes. Yes, cutting guanciale. È la prima volta che vedo il guanciale. Non è una cosa molto famosa, tipo la pancetta. And yeah. It's not correct. It's not correct. No. When you were looking for the pecorino in the little, and the woman, she said, no, no, we don't have, but we have mozzarella. We have... So, it's the same. Ah, intanto vi annunciamo che non abbiamo trovato il pecorino, però ci siamo arrangiati con il grana, perché qui, ragazzi, dovete capire, fare la spesa a Tenerife, abbiamo girato come dicevano prima tre loro, supermercati. Quattro in realtà. Quattro sì. Supermercati. E prima praticamente Lotte ha chiesto alla tipa del supermercato dove fosse il pecorino. E lei ha detto: ma ci sono un po' di formaggini sì, italiani, cioè sì. Prendi quello che ti capita per primo. Ok, ora Mimun sta per grattare il parmigiano. No, il granapada. Like this? Yes. One like this? Oh, it's the same. The same. Oh. You can... In Holland, when people make pasta. Okay, so you put the pan on the stove. Okay. You put the cold water. Okay. And you put the pasta in already. So that's very important, because otherwise it will be... No salt. So you boil it. And then until it's very soft. It has to be very soft. How soft? Like... It has to be like... Like avocado. But it's not, you don't make the pesto yourself, you buy it. It's a can and you buy it from the shop and you put it on top. And then you mix it a little bit and then... Allora ragazzi, sentite l'inglese di Mirko, vai. This is most important. A very slow fire. Lotte sta togliendo tutta la pelle ai pomodori per fare la matriciana. Non abbiamo il setaccio, quindi dobbiamo farlo manualmente come i vecchi antichi. E Mimun sta ancora grattando il formaggio. Add some wine. White. Oh my white god. Wine. White. Yes. Oh my god. Yes. Crazy. Oh my god. Tan profumo. Sì. Sì, ma sta avvenendo uno spettacolo. Porca. Oh my god. Oh no.
You have to take some water boil. Yes. Okay. Okay. Hard. Okay. So you had to add some water boil. Mm-hmm. Then you mixed. Out of the stuff, mm-hmm. you had to add some cheese. Okay. So, wow. cheese. So much cheese. Madonna Mirko. ASMR me. Sì, con Madame in sottofondo. Ragazzi, la matriciana è pronta. Aspetta, ecco qui l'impiattamento. Lì ci lascia l'acqua aperta. Sì, l'impiattamento, diciamo che ci siamo arrangiati con quello che avevamo. Molto bueno. Mimun? It's amazing. È piaciuta molto. Mi siete persi alcuni commenti, ma è veramente piaciuto. Ci siamo dimenticati di fare la parte più importante, la reazione. Sì, ma è piaciuta tantissimo. Ho paura che bruci. Io sto facendo la seconda pietanza, ragazzi. Poverino, vi lascio. Sto facendo la. Ma è sporco? O è rotto? Ah, ok, è sporco. Allora, ragazzi, questa è la seconda pietanza, una semplicissima pasta al salmone. Ne hanno voluta pochissima perché giustamente si sono sparati un piatto di amatriciana prima e quindi non ce la fanno. Qui abbiamo fatto prima delle bruschette con salmone e avocado. Qui è rimasto del guanciale, domani faremo qualcosa. Qui è rimasto del formaggio, domani faremo qualcosa. Oh my god. How is it? Molto buona. Buona. Oh my god. Sta scoppiando, Mimun. Scoppiando. Scoppiando dire... like explosion. Crazy. Raga, io mi sono messo il pigiama, come potete vedere. Alice sta lavando i piatti. Brava Alice, lava, brava. Io cucino e lei lava. Mimun, sei forza Juve. No, forza Napoli! No! Thank you! Stanno ridendo perché stanno facendo vedere le differenze tra gli italiani che sai sono accoglienti eccetera e loro che dicono di essere turchi. E quindi noi praticamente c'è mia madre che è venuta, ha fatto le lasagne, abbiamo fatto il pollo, la carbonara, la matriciana, la pasta col salmone e ci hanno portato questi comprati al Lidl. No, al Lidl, a Mercadona. Però apprezziamo comunque il gesto. Take one home for your mother. Grazie Rosanna. Grazie. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Io giornata e la coppia che scoppia sono come noi. La vita di coppia vissuta dai eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.